Aiutare le famiglie in difficoltà attraverso un sistema di supporto nella spesa alimentare farmaceutica e parafarmaceutica è l'obiettivo del piano di sostegno e solidarietà sociale per la famiglia promosso dall'Amministrazione Comunale di Montesilvano che consentirà di erogare contributi per 250.000 euro da assegnare attraverso bandi ad una serie di categorie individuate dal Comune. In particolare sono diverse le fasce di popolazione che potranno usufruire dei benefici. Le famiglie con figli di età. Fino a 36 mesi, quelle numerose con almeno tre figli, quelle monogenitoriali, quelle indigenti e le persone ultra sessantenni con ISEE inferiore ad 8.000 euro. Nell'ambito del piano saranno concessi contributi economici una tantum e voucher da spendere per servizi assistenziali, come asili e medicinali, in strutture convenzionate. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni e i contributi saranno erogati già nella metà di gennaio. Per il sindaco di Montesilvano, Pasquale Cordoma, è una risposta di tutta l'amministrazione comunale ai bisogni che ci sono in città e alla necessità crescente di aiuto. Con questo provvedimento non si vuole risolvere il problema, ma nel nostro piccolo, conclude Cordoma, abbiamo voluto dare un segnale.